Eccomi con la seconda parte del video haul. Questa volta siamo da Rossmann. Rossmann perché si posiziona al secondo gradino di preferenza dei miei acquisti. Voi vi chiederete se la mia follia per quanto riguarda gli acquisti abbia raggiunto limiti estremi. Io vi rispondo sì, perché qui ho comprato un altro sacco di prodotti. Quindi guardate per la bellezza di 87,54 euro. Considerate che io ho contato tutti i prodotti che ho comprato al ritorno e siamo sugli 80 prodotti, 70. Ecco, quindi abbiamo raggiunto delle vette inavvicinabili. Allora, veniamo qui. Io qui ho il mio sacchettone. Allora, che cosa vi faccio come? Allora, prima vi faccio vedere delle cose che non è che siano chissà che rare da trovare, però avevano una convenienza molto buona. Allora, Oral-B. Dunque, io vengo da spazzolino elettrico, ho bisogno delle ricariche, dei ricambi, degli spazzolini. Sono in Italia, hanno dei prezzi esorbitanti, perché se si considera che con due ricambi, io vado a spendere 8 euro, se non 9, se non 10, certe volte, solo per due ricambi, che siccome lo usiamo entrambi, io e Francesco, quindi va a finire che praticamente li usiamo per una volta e poi basta. Qui ho trovato questo che 6 ricambi venivano 15 euro, quindi mi è parso molto conveniente e ne ho approfittato subitissimo. Quindi già 15 euro se ne vanno per quello, la mia discolpa. Poi, sempre perché io devo avere questi accessorietti qua, cotoncini per le orecchie, che non si dovrebbero utilizzare, ma pazienza. Poi, anche questi sono quelli per quei fili interdentali, diciamo così, con le setoline, quasi usa e getta, che si usano per i molari, per gli spazi un pochino più larghi. Voi sapete che il filo interdentale nei denti davanti ci sta perché gli spazi sono stretti e i denti sono più sottili. Nei denti in fondo, quindi nei molari, gli spazi sono più larghi e il dente è più largo. Quindi se io vado a mettere il filo interdentale, sposto avanti e indietro lo sporco, ma non lo porto via. Questo invece, avendo la spazzolina, lo porto via e quindi è più consigliabile questo rispetto al filo interdentale per i denti più indietro, per i molari. Allora, qui ce ne sono. Anche qui hanno dei prezzi esorbitanti in Italia. Io ne avevo comprato uno di non so che marca, ce n'erano dentro 5 e li ho pagati tipo 6 euro. Qui ce ne sono 32 e li ho pagati la bellezza di 1,99 euro, quindi cioè, decisamente li ho dovuti prendere per forza. Poi, caramelle a forma di panda, una per me e una per i miei nipoti. No, ditemi se non sono fantastiche. Ditemi se non sono fantastiche. Guardate, hanno uno con il visetto bianco, con il muso bianco e uno con il muso nero, forse di liquirizia, ma veramente troppo forti. Poi io vado matta, matta per i detersivi, ma io posso, oh, meglio, non ho, c'è qualcosa di cui io non vado matta, c'è qualcosa che io non comprerei? No, perché ho comprato di tutto, di tutto, di tutto, mi vergogno solo, ma non importa. Allora, ditemi se anche voi raggiungete dei livelli così, perché io veramente sono tornata a casa piena di sensi di colpa. Comunque, una volta, non importa. Allora, ho comprato questo della Frosch, che sono un attimo più naturali rispetto ai nostri detersivi. Questo è praticamente per tutti i tipi di tessuti. Quindi niente, è fatto così, in questa bustina. Vediamo come ci proverò. Poi, l'ultima cosa non particolarmente così esaltante, caffè, NB o caffè. Sono due da 250, siccome era 100% arabica, spero che si possa utilizzare anche per fare il caffè alla francese, di cui io vado matta e che ce lo facciamo spesso, la mattina, magari la domenica, del sabato. Questo caffè Enerbio, non si sa, Enerbio caffè 4,29 euro 2.
Allora, poi, ok, da bere ho comprato queste due boccettine di tè. Uno è Blueberry White Tea, Arizona ha appunto al blueberry. Guardate che bella la confezione, poi quando l'avrò finita la terrò. Queste sono quelle che si trovano spesso in America, questo tipo di bevande. E questo invece è tè verde al melograno. Sono delle cose meravigliose, guardate, le metto subito in frigo per berle fresche in questi giorni. Queste le ho pagate non poco, diciamo, 1,49 euro, poi loro mi fanno pagare anche la bottiglietta che costa 0,25, perché sapete che la funzione è che poi si riporta la confezione vuota, vi danno il buono che poi voi lo scalate dall'acquisto successivo. Così vale anche per le birre, perché sono andata in un negozio a fare spese di birra e veramente lì c'è un rigore su questa cosa che è invidiabile, da parte proprio tanto di cappello per queste cose. Allora, veniamo noi ai prodotti più succosi. Dunque, sempre per quanto riguarda la mia fissa per i capelli, che poi sono sempre ridotti malissimo, quindi vabbè, lasciamo stare, ho comprato due shampoo dell'Alterra. Alterra è la linea appunto che tiene Rossmann, la loro linea naturale. Allora, ho preso questo al cactus e qualche fiore biologico che non si sa quale. Questo è per capelli rovinati e strapazzati, diciamo così, speriamo che sia, abbia capito bene. E poi quest'altro, la biotina, la caffeina, per capelli diciamo un po' deboli, delicati, che hanno bisogno di essere ristrutturati. Sono sempre senza siliconi, questi costano 1,99 euro l'uno, mi è parso ottimo l'acquisto. Poi, sempre qui della loro linea, dentifricio naturale, poi sempre per i capelli, questa volta una maschera al melograno bio e alla bio aloe vera, questa è sempre per capelli rovinati e strapazzati. Io credo che siano sempre le stesse ditte poi che producono per tutti questi marchi, però pazienza, questo era diverso. Questo l'ho pagato a maschere, sì, 3,49 euro. Poi, allora, vediamo per i capelli, sì. Allora, della Lavera ho comprato queste due mascherine per capelli, una alla rosa, la cheratina, quindi sempre per capelli strapazzati e aridi, e poi questo sempre per capelli secchi all'olio di mandorla e all'olio di macadamia, così per provarle. Poi vediamo per i capelli, questo no, per i capelli basta, basta. Allora, veniamo al viso. Maschera per il viso alla rosa, intensiva con Q10, anti-age, no, all'orchidea, no, non è la rosa, è all'orchidea. Poi, sempre all'orchidea, vedete, si ripresentano le ampolline. Queste sono ampolline, sempre all'orchidea, anti-age, vedete. Queste ce ne sono, non riesco a farvele uscire, vabbè. Niente, questa è una cura, ce ne sono più dentro, non ce n'è uno solo, vediamo, proverò questa cura intensiva. Poi per mia mamma ho comprato questo siero intensivo al melograno, ne avevo preso uno l'anno scorso, si era trovata bene, le ho ricomprato. Guardate che questi sieri hanno un costo veramente irrisorio e non sono per niente male, li ha provati lei l'anno scorso, uno diverso ma comunque sempre di questa linea. Qui siamo intorno ad un prezzo 3,95 euro, guardate che è un costo irrisorio. Poi questa è una lozione, no, è un'emulsione detergente all'aloe vera e all'acqua di qualcosa per pelli secche e sensibili, vedete, è un detergente cremoso, molto liquido però. Poi ho comprato ben due contorno occhi, questo che è, vedete, un pochino più idratante, più leggero, giusto per questa stagione,
uno invece un pochino più pesante, un pochino più idratante per la stagione invernale. Allora, questo è agli acini d'uva e all'acqua di tè. Invece questo è alla stella alpina biologica. Poi, ah no, ecco qua, per i capelli, olio per capelli con olio di albicocca, un olietto, vedete, si presenta così, si spruzza, lo proverò, non vado matta per gli oli per i capelli, ma proveremo a vedere. Poi ho comprato due creme doccia, una per me e una per mia sorella. Queste appunto sono un po' più cremose, una crema olio alla malva e all'amaranto e proprio per pelli molto secche e reattive, lei anche i bambini, vediamo come si troverà. Un leva smalto, quelli a immersione, ce l'ho già uno di questi, mi sto trovando benissimo, benissimo, e il prezzo è veramente molto inferiore rispetto, allora, eccolo qua, 1,99 euro. Rispetto agli altri. Poi il deodorante non poteva mancare, loro hanno una linea che si chiama Spike o Spike, non lo so come si legga, sempre naturale. Ho voluto provare questo loro deodorante, vedete è verde, ha un profumo freschissimo di pini, di foreste, di conifere, diciamo. Non ha sali di alluminio e quindi ho voluto provarlo. Poi siero per le ciglia. Questa volta è un siero non per le ciglia proprio da spalmare, ma è quello da mettere sulla ricrescita, dovrebbe rinforzarle, quindi un booster, come lo chiamano qua. Niente, cura per le ciglia. Poi, allora, questo, ho comprato questo rossetto della loro linea, si chiama Rival de Loop. Allora, ho provato il tester, mi piaceva tantissimo, ho preso lo 05, è matte. Lo apro, arrivato in albergo, sorpresa delle sorprese, era già stato utilizzato, non si vedrà, però vedete che il contorno qui è sporco? Ora ditemi voi se io, se secondo voi io posso usarlo lo stesso, magari pulendolo un pochino, oppure se devo buttarlo via. È vero che l'ho pagato 1,99 euro, quindi al limite, però questa cosa mi è scocciata non tanto, tantissimo. Tantissimo, perché è uno di quelli che dicono non lo trovo qua in Italia, l'unico prodotto che non trovo in Italia di rossetto eccetera, che è, vabbè, l'ultima cosa, potevo lasciare là questi pannetti per la cucina con i fenicotteri, ma neanche per idea, e quindi avanti, prendiamo anche i pannetti con i fenicotteri al costo di non si sa che cosa, Flink è, non si sa, vabbè, comunque sarà stata sempre 0,99, non potevo lasciarli là e quindi eccetera. Bene, seconda parte fatta, la mia follia sta rasentando i limiti assurdi, prossimo video, terza parte con Müller, ma sarà più breve perché mi ha dato meno soddisfazioni. Ciao!